Direttamente dalla sua Torino siamo con il nuovo mister del Cuneo, che in realtà verrà presentato soltanto giovedì pomeriggio, Massimo Gardano, vecchia conoscenza del calcio cuneese, per un'intervista, diciamo, che faccia un po' il quadro, sia una sorta di speciale sul suo arrivo in provincia Granda. Allora mister, partiamo dalla cosa più basilare, cioè il ritorno in provincia Granda e l'approdo al Cuneo. Quali sensazioni, diciamo, dopo aver chiuso questa importante trattativa, tra virgolette? Sensazioni piacevoli, sono molto contento. Credo che Cuneo sia una piazza importante, al di là della categoria, a maggior ragione per la categoria, e sono molto contento di questa opportunità che il presidente Rosso e i direttori Oscar Becchio e Vercellone mi hanno dato, e li ringrazio pubblicamente, perché credo che per un allenatore sia una grande opportunità. Allora, io direi di partire da riavvolgendo un po' il nastro su quella che è stata la stagione passata, perché ha avuto una sliding door che sembrava essersi chiusa in un certo modo per te, nel senso che paradossalmente possiamo dirlo, credo, perché diciamo è una cosa tra virgolette risaputa. Tu sembravi essere vicino al Cuneo già ai tempi in cui Fraschetti era in bilico, poi per un problema di settimane, mettiamola così, Fraschetti è rimasto, poi è partito, è arrivato Iacolino, tu sei andato a Gozzano, hai fatto benissimo a Gozzano, e ora questa porta che sembrava essersi chiusa per Cuneo si è riaperta con questa nuova grandissima opportunità. Quindi direi che la scorsa annata è stata un'annata particolare ma significativa anche da questo punto di vista. Sì, è come un po' un cerchio che si chiude, credo che poi alla fine... Il mio mancato arrivo a Cuneo credo che non sia stato semplicemente una questione di settimane, sia stato anche perché una questione di risultati, nel senso che giustamente Fraschetti fece il risultato e, come è giusto che sia, la società non ritenne opportuno il cambio di allenatore. Poi fortunatamente io trovai panchina, la società trovò il maestro delle promozioni, credo forse il miglior allenatore che ci sia in Piemonte, e sto parlando di Iacolino, e quindi alla fine poi Cuneo ha vinto il campionato, buon per loro, e io sono andato a Gozzano, dove insomma credo che il mio risultato personale dell'arrivo a Cuneo sia anche merito del Gozzano, e per Gozzano intendo dire società, la proprietà, la famiglia Lesina, il direttore Casella, il direttore 19, il direttore Lesina e soprattutto i giocatori, che credo siano i protagonisti principali. Allora, parliamo un po' invece di quello che è l'ambiente Cuneo. Tu hai già vissuto un po' il mondo della provincia Granda, nel senso che per 2 anni sei stato a Bra e quindi hai potuto tastare con mano sia che cosa vuol dire allenare a Cuneo, nell'ambiente Cuneo, sia che cosa vuol dire magari avere a che fare, forse in parte perché comunque l'hai affrontato ad avversario, Cuneo. Che cosa ti aspetti a livello di ambiente, a livello di società? Vabbè, è un discorso un po' a parte. A livello di tifoseria, in generale, che cosa ti aspetti da questa nuova esperienza? Mi aspetto grande entusiasmo, come credo debba avere un ambiente che ha vinto il campionato, anche se mi sento di dire che il Cuneo è un po' abituato a vincere il campionato di Serie D, ma credo che non sia mai facile, e quindi bisogna dare grosso merito al mister Iacolino, ai giocatori e alla società di avere per l'ennesima volta vinto questo campionato, credo negli ultimi 5 anni, forse è successo 3 volte. Quindi mi aspetto grande entusiasmo da parte di tutti, perché vincere non è mai facile, perché si approccia a una categoria importante, la terza categoria nazionale. Credo che il Cuneo è tra le prime 90 squadre italiane, e quindi mi aspetto grande entusiasmo, mi aspetto dove non ci si può arrivare con i mezzi, insomma, che magari altre squadre hanno. Dobbiamo essere bravi, uniti e compatti ad arrivarci con l'entusiasmo, con il cuore, con la volontà, con la testa e, perché no, anche con le qualità, perché credo che anche magari in tono minore, ma le qualità ci siano. Ecco, facendo un po' il piano su quello che sarà la prossima stagione, un primo aspetto, diciamo, che può essere quello dello staff tecnico. C'è qualche indiscrezione o qualcosa che puoi già dirci o che si può già dire su quello che sarà lo staff tecnico, o sarà detto tutto a tempo debito? No, per adesso non ci sono ancora certezze, si sta lavorando, si sta cercando di profili professionali importanti e magari, se si riesce, anche del territorio cuneese. Secondo aspetto invece è quello del campo. È chiaro che ora è ancora presto per fare valutazioni sui giocatori, sugli uomini e via dicendo.
Ad ogni modo, quale profilo di giocatore invece, sempre leggendolo da questo punto di vista, può essere ideale per una squadra come alcuno che deve provare a salvarsi in Lega Pro? Il profilo del giocatore tra virgolette Cuneo deve essere un giocatore sicuramente con la fame, un giocatore che abbia voglia di mettersi in discussione, magari anche non di età avanzata, un giocatore che abbia ancora, tra virgolette, io dico il fuoco dentro, il sogno, la voglia di potersi confrontare con palcoscenici più importanti, che magari la sua strada, il suo percorso passi attraverso il Cuneo e che ci dia l'opportunità di disputare un campionato importante, di livello, che ci possa garantire una salvezza. Poi, insomma, i nomi, il mercato è così complicato e profondo, difficile, che ora faccio fatica. Certo. Un altro aspetto invece è quello dei possibili avversari del Cuneo. È chiaro che anche qui bisognerà valutare come verranno costruiti i gironi e via dicendo. Ad ogni modo, che campionato ti aspetti e che avversari ti aspetti? Sicuramente ci saranno squadre di livello, bisogna vedere se ci sarà l'Alessandria ad esempio, però sicuramente ci saranno squadre forti. No, l'Alessandria da piemontese mi auguro riesca ad andare in Serie B. Credo che il movimento calcistico piemontese lo meriti, la società lo meriti, e credo che se ne possa trarre beneficio tutti da un'eventuale salita nella serie cadetta dell'Alessandria. Campionato è un campionato difficile, è normale che questa categoria è un po' caratterizzata da uno spartiacque tra le squadre che magari puntano alle posizioni di prim'ordine, dove hanno magari budget un pochettino più alti, e le squadre che invece, insomma, stanno dalla media bassa classifica in giù. Però alla fine, con i budget non si vincono le partite, c'è un campo, ci sono due porte, ci sono 11 giocatori contro 11, e quindi bisognerà giocarsela lì. Credo che dovremmo essere bravi a mettere tutte le nostre energie sul campo, perché poi alla fine è l'elemento determinante, è solo sempre il campo. Un'ultima battuta, diciamo non scomoda, diciamo è un'introduzione quella che ti faccio, però poi in realtà quello che voglio è semplicemente che tu faccia una, diciamo, una promessa, oppure che tu dica qualcosa ai tifosi Cuneo. Però in generale i tifosi Cuneo forse adesso sono un po', mettiamolo così, destabilizzati, o forse no, comunque dall'addio di Iacolino, nel senso che comunque per loro è una sorta di uomo che li ha accompagnati in questi anni in Serie D. Che cosa ti senti di dire loro e che cosa ti aspetti forse dalla tifoseria del Cuneo? Mi stupirei fosse il contrario. È normale che una tifoseria appassionata come quella cunese sia affezionata e riconoscente e a un allenatore come Iacolino, ma perché lo sono io stesso. Io cercherò di, dove è possibile, ripercorrere le sue tracce, perché credo che è un allenatore che abbia fatto bene, che abbia segnato un'impronta in una società nel modo in cui l'ha fatto lui, non si possa far altro che cercare di imitarlo, seguirne le tracce. Credo e mi sento un fortunato di essere uno dei pochi allenatori, tra virgolette, giovani o forse meno giovani, che ha il privilegio di tutte le volte che incontra il mister di avere l'opportunità di parlarci con grande serenità prima della partita per lunghi tratti. Quindi questo credo sia un attestato di simpatia nei miei confronti. Io non sono abituato a promettere, io sono una persona che lavora, che ama il lavoro, credo che questa, prima di essere un lavoro, una passione, quindi non si può venire a meno di grande impegno, professionalità. Io sono venuto a Cuneo per salvarmi, perché è importante per me, per il Cuneo, per tutto il movimento, per i giocatori, e quindi farò di tutto quello che può essere possibile per poter portare a termine, non la chiamerei missione perché le missioni sono altre, portare a termine questo risultato che sicuramente sarà importante. Che cosa mi aspetto? Mi aspetto entusiasmo, l'ho detto prima, perché una società che vince il campionato ha il diritto, il dovere di essere entusiasti, tutti, dalle persone che hanno giocato sul campo, a chi ha tifato sugli spalti, a chi ha lavorato, e quindi credo che questo treno debba partire con la parola entusiasmo innanzitutto. E soprattutto grande impegno, perché c'è bisogno veramente di tutti e del massimo impegno da parte di tutti.
facendo un in bocca al lupo a Mister Gardano per la stagione che starà per iniziare, comunque per il percorso che è l'avventura che porterà avanti a Cuneo. Caro Cerutti vi saluta da Cuneo, e a risentirci.